cammino mi portavano alla messa, ed io seguivo la funzione con un'aria un po' perplessa. Il prete stava in piedi sull'altare col microfono, spiegava i passi del Vangelo con tono monotono. Col tempo e con la scusa di giocare all'oratorio mi infilarono nel mucchio catechismo obbligatorio. Perché non sta bene, non puoi essere diverso, emarginato come pecora smarrita dentro un bosco. Per bene adesso di le preghierine, non dubitare mai nell'esistenza del Signore, lascia stare le tue fantasie sessuali di bambino. Quante volte ti sei masturbato il pistolino? Il prete in molti casi è un uomo molto presuntuoso, nonostante l'apparenza di un sorriso zuccheroso. Crede di essere il depositario di una verità assoluta, ad ogni tua obiezione rigira la frittata. Prete, io non ho voglia di ascoltarti. Prete, non hai il diritto di insegnarmi niente. Sei bravo ad inventare e raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia. Se bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia. La bugia più grande della storia. La storia della Chiesa è seminata di violenza, di soprusi, la Santa Inquisizione, prepotenza e poi genuflessioni collettive dei politici, salvezza delle anime, la rendita degli immobili. Ma quanti belli affari fate con il Giubileo e quanti bei miliardi che sta alzando Padre Pio. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle tonnellate di oro e delle vostre banche. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle chiese piene d'oro e delle banche. Prete, io non ho voglia di ascoltarti. Prete, non hai il diritto di insegnarmi niente. Sei bravo ad inventare e raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia. Sei bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia. La bugia più grande della storia. Perdonate questo sfogo troppo anticlericale. In fondo ognuno è libero di scegliersi la sua prigione, libero di farsi abbindolare, pugnizzare dal papa, dal guru, dal capo spirituale. Ma la cosa deprimente che mi butta giù è vedere quella folla la giornata della gioventù. Folla di decerebrati, sottosviluppati, deficienti, abituati ad essere obbedienti al papa. Io non ho voglia di ascoltarti papa, non è il diritto di insegnarci niente. Sei bravo ad inventare, a raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia. Sei bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia.